È la prima volta che mi è successo di inviare un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per approvazione da parte della politica. Penso spesso, è l'inizio di tutto, questo penso spesso. Ancora una volta Fedez entra a gamba tesa, riportando al centro del dibattito la questione delicata dei diritti civili, un campo che per molti la sinistra non presidia a dovere. La palla è il DDL Zan, vittima del catenaccio della Lega di Salvini. Ostellari ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare, quindi massima espressione del popolo, che è già stato approvato alla Camera come il DDL Zan, può tranquillamente essere bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso. Fedez si prende il palco e non solo quello del primo maggio. Vorrei decantarvi un po' dei loro aforismi, se posso. Se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno. Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Liguria. Gay, vittime di aberrazioni della natura. Luca Lepore e Massimiliano Bastioni. Il cantante non fa solo nomi, svela tutto, compresi eventuali tentativi di censura da parte della RAI. Sappiate però che il contenuto di questo intervento è stato definito dalla vice direttrice di Rai 3 come inopportuno. E poi su Instagram pubblica anche la telefonata con la RAI, ma il video è stato montato, l'azienda chiarisce e attacca, ma il patatrac ormai è fatto. Le sto chiedendo soltanto di adeguarsi ad un sistema che probabilmente a lei non lo riconosce, però è quello... Ma qual è la parte incriminata che a voi non sta bene del testo? Tutte le citazioni che lei fa con nomi e cognomi, sì? Quelle non possono essere citate. Questo penso spesso all'inizio di tutto. Questo... Le reazioni arrivano da tutta la politica. Il primo a parlare è Salvini, direttamente chiamato in causa, e come a mettere le mani avanti para il colpo prima che venga sferrato. Sono curioso di vedere se stasera il concertone del primo maggio organizzato da CGIL e CISL e UIL, che costa peraltro circa 500.000 di euro ai cittadini italiani tramite la RAI, ci sarà qualche artista di sinistra che farà il solito comizio di sinistra. Nessuna censura, scrive l'ex premier. Anche Di Maio appoggia il cantante La Libertà. Letta rivendica la paternità del disegno di legge, ringrazia Fedez e chiede alla RAI di scusarsi. Salvini a questo punto si tira fuori. La polemica fa Fedez e RAI, con Conte, Letta, Di Maio contro la RAI, è una polemica tutta a sinistra. Potremmo toglierci tutto come figli dei fiori e fare l'arcobaleno coi colori dei soldi.